Ciao amici, la voglia di approfondire una ricerca iniziata 2 anni fa ci ha portato di nuovo su queste colline perché vogliamo ancora studiare qualche particolare di una struttura gigantesca che è stata per decenni un segretissimo sito della NATO tra i più importanti d'Europa per quanto riguarda la difesa antiatomica attiva presente sul territorio. Uno degli emblemi della Guerra Fredda che merita di essere esplorato in tutti i suoi innumerevoli dettagli. La spedizione di oggi è abbastanza numerosa. Contiamo di raggiungere la parte alta della mega struttura sotterranea, dalla quale poi scenderemo in profondità attraverso un accesso secondario. Dopo mezz'ora di cammino raggiungiamo i resti del recinto dell'ex area militare, sperduta nella boscaglia e in abbandono ormai da decenni. All'interno, tra la fitta vegetazione, si cela l'ingresso di quella che fu una delle basi NATO più importanti d'Italia. Posto di guardia questo qui? Hai una torcia di Sì, profondità? si vede. No, sta illuminando il muro. C'è qualcosa? Viene dall'altra parte. Secondo me. Sì, c'è un cunicolo che va giù a sinistra, La giusto? griglia. Lo vedete voi di lì da quella Sì. parte? La grata sul lato, diciamo, lato scala, secondo me è sfondata. Vedi che Allora, manca? lato scala è sfondato. Dopo l'apertura, la diramazione. Cazzo, vedi che serviva questo. Sì, vedo giusto forse, no? Attacca anche l'altro dietro. Noi controlliamo la Sempre meglio non sbagliarci. Sicurezza quando si è appeso non è mai troppo. Guarda che ce l'hai tu, eh. Guarda che ce l'hai tu. C'ho quella della scuola che mi sta facendo diventare matto. Ah, ecco. Devo lasciarla? Ok. Va bene? Sì, perfetto. Che cos'è? Così li mi assicuro, se mi sentirò Boh, sì, uscire, così. per forza su So che adesso io come vado giù allora? Prendi la corda, ti imbraghi, tacca. Non ha liberato. Ti do l'imbrago. Ce l'ho mio, non è un problema, sono qui. Ce l'avevo, aveva. Date una alla volta, non potete andare con le due sulla Fatti scaletta, scendere. Dai. Cazzo, no, no, Com'è sta scala? Posso stare qua? Sì, Ok. tranquillo. Il bunker antiatomico però si trova nelle viscere di questa montagna, a quasi 200 metri di profondità, e da qui si può raggiungere solo calandosi con la corda in questo pozzo di servizio. La vecchia scala in ferro infatti è inutilizzabile perché è interrotta in basso ed è talmente corrosa che potrebbe staccarsi da un momento all'altro. La scala non la vedo, non la vedo tanto. Non la vedo, Ah, la scala non è che sia proprio messa bene. No. No, no, direi di non considerarla neanche. Effettivamente. Ecco, questo qui era l'impianto di illuminazione, questa qui era tutta l'area recintata ed era tutto assolutamente inaccessibile. Ma qui era tutto era sorvegliato, vedi che c'era la garita, c'era la sorveglianza armata qui, no? Non ti avvicinavi a questa grata qui? Assolutamente. Ecco, questa è la grata. Qui veniva espulso il gas di scarico dei generatori. Sì, vabbè, siamo dentro, ma qua, dai. Vai. Libera. Dammi una mano qua, Juan, libera un po' qua. Ci passo anche io, non è quello. Aspetta che lo faccio un po' fuori, però. E
Una ventina di metri più giù il pozzo si collega a due cunicoli orizzontali. Uno serviva per lo scarico dei gas di motori diesel, l'altro per l'espulsione dell'aria dell'impianto di ventilazione. Questo passaggio aveva anche la funzione di uscita d'emergenza, infatti sappiamo che periodicamente venivano fatte delle esercitazioni di evacuazione della base proprio attraverso questa via di fuga. Togliete la maschera. Secondo me chi bello che non manca tanto, eh? No. Ok. Quindi ragazzi, sta sta scala. Il pozzo continua a scendere ancora per una decina di metri. Si nota come le vecchie scale in ferro siano ormai distrutte, così come il pavimento metallico rompitratta. Una parte della squadra prosegue la discesa, mentre gli altri tenteranno di entrare da un altro ingresso. E questa è la base del pozzo che abbiamo appena fatto. Ecco. Poi intanto siamo arrivati qua giù. Adesso io, da quello che ho capito, c'è questa uscita che probabilmente era un'uscita secondaria o forse di emergenza. O anche una presa d'aria, perché secondo me con queste griglie a questo punto, cioè oltre ad essere un'uscita, ma sì, era più anche una presa di ventilazione, certo, perché certo. Qui c'è sono due percorsi distinti, qui c'è una presa d'aria con la integrata nella porta più questa altra presa che non si vede bene da qui, ma si vede illuminando, e questa è un'altra presa che ha delle griglie mosse da due attuatori che sembrano idraulici, tra l'altro, vedi? Vedi che aveva dei micro là sopra? Quelli là? Eh sì. Ok. Ah, è un camminamento che... È una scala? Sì, sì. È una scala che scende parallela a quella a fianco. Quindi non c'era il tubo che veniva su? No, no. Quindi questo qui probabilmente era... Allora, quadro. E questo è il quadro. Sì, questo è un impianto... Sì, questi sono manometri da ossigeno, comunque sembrano. E aveva a che fare con la porta stagna, cioè chiudeva le griglie della porta che abbiamo appena visto. Lunghissima rampa. Impressionante, ragazzi. Una rampa decisamente pericolosa questa. Sono rampe molto scomode perché hanno l'alzata esageratamente alta e qui si scivola, tra l'altro, quindi posto veramente pazzesco, cioè la scala è lunghissima. Sì, effettivamente sembra uno di quei classici bunker del Vallo. È abbastanza uno schifo qua. Sì, si scivola. No. Perché qui se vai giù arrivi fino a livello zero. Sì, la testa alta. Qui c'è una seconda stanza e poi la rampa prosegue. Cioè qua va giù all'infinito. Prova a fare illumina verso di me un attimo. Cioè guarda che roba, sono giù, andiamo giù almeno 100 metri da qui. Una pendenza pazzesca. Direi che siamo sui 45 gradi di discesa. La galleria inclinata è divisa in due da un muro che separava lo scarico di gas dall'area di ventilazione. Si contano 16 rampe per un totale di quasi 700 gradini, con una pendenza attorno al 100%. Tutto è ricoperto da una patina nera molto scivolosa dovuta al flusso di aria sporca convogliata per decenni in questo cunicolo dai ventilatori della base. Sembra siamo arrivati verso la fine della rampa. Vedo una porta.
occhio che si scivola. Questa sembra essere una porta di servizio. E vediamo un po' qua dove siamo. Oh. Un tubo gigantesco che potrebbe essere il tubo di scarico dei generatori. Ecco, adesso dovremo continuare per di qua. Signor Pozzo, niente da dire. Va giù per almeno 50 metri, direi. Veramente impressionante. Com'è? Sì, grazie. Sto arrivando ancora, sono circa a metà rampe. Me ne mancano ancora 3 o 4. Mancano ancora 3 rampe. È tutto abbastanza ruggine, ma comunque le strutture sembrano abbastanza stabili. Chi c'è qua giù? Allora, Occio? Eh sì, c'era qualcosa in bilico qui. Sì, sì, levati da sotto lì, non stare sotto. Non ho idea cosa sia accaduto, forse. Ti credo, se vuoi. Ok, ingresso principale dici? Ok, l'ultimo pozzo è collegato ad una serie di ambienti vicini alla sala macchine, comunicanti attraverso dei passaggi con la galleria di accesso principale. Dalle indicazioni sulle pareti abbiamo la conferma che questo passaggio era anche l'uscita di sicurezza della struttura, ma si stenta a capire come da lì avrebbero potuto evacuare in fretta centinaia di persone in caso di emergenza.
Nel frattempo, l'altra parte del gruppo ha già raggiunto la galleria di accesso principale. Questo tunnel si sviluppa per quasi 1,5 km sotto il massiccio del Monte Massico ed è dotato di 2 entrate. Il personale vi accedeva dall'imbocco lato est, presso Carinola, mentre l'imbocco ovest, presso Avezzano, era utilizzato solo in caso di necessità. A metà del tunnel si trovano le blast door dei due ingressi della base, quello principale e poco più avanti il secondario. Per trasportare più comodamente gli ufficiali e le merci all'interno della galleria veniva usato anche un piccolo trenino. Sulla parete si riconoscono i due grossi tubi di alimentazione dell'acqua e quello per il gasolio, mentre i cavi elettrici passavano sotto il pavimento. Si notano pure alcune diramazioni, poi murate, ed alcuni vani utilizzati per attrezzature tecniche o come depositi di materiali. La grande porta blindata antiatomica del bunker, pur avendo i meccanismi di chiusura bloccati dalla ruggine, risulta ancora in discrete condizioni e nonostante il peso enorme, si riesce ad aprire senza grosse difficoltà. E ora che il varco principale è stato finalmente aperto, siamo pronti ad entrare in questo bunker per tentare di scoprire qualche segreto di una delle installazioni militari più particolari e interessanti d'Italia.